notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Se dico che su GRP non potrebbe essere venerdì senza il nostro incontro letterario, mi ripeto, vero? Buon pomeriggio, Francia, però buon pomeriggio Gian, ben ritrovati a tutte e tutti voi. Senti, sei come una bella tazza di tè alle 5 del pomeriggio in un freddo venerdì 27 di gennaio, e quindi cadi assolutamente a fagiolo, perché la stagione ci induce ancor più in tentazione. Copertina, plaid, posso dire, sulle ginocchia, sul divano, un bel libro davanti, magari una tazza di tè. Sì, l'ideale veramente. O se volete fare i fighi, un barbon con ghiaccio, voi però sono i vostri, perché se non me lo digerite, che vi viene mal di testa, che è un problema, che ci avete una certa. Però insomma, a monte ci sta la bellezza e la gioia della lettura. Dunque, tanta verdura al fuoco, che è più politicamente corretto, perché insomma ti sei cimentato in un'avventura su YouTube, ho percepito. Oh sì, intanto è nata da tempo una bella collaborazione con Beppe Aleo di Video Radio Channel. Okay. Quindi più o meno ogni mese uscirà una piccola clip dedicata a un libro di Buendia. E questa settimana è stato il turno, casualmente, del colpo di tacco di un certo Giancarlo Fantò. Magnifico. Per cui le coordinate, googlate, no? Sul canale di Video Radio Channel ci sono tutti i vari video da recuperare. L'abbiamo condiviso ovviamente anche sulle nostre pagine social. C'è sul sito di Buendia Books, lo trovate ovunque. Senti Francesca, io l'ho vista la clip e ti devo dire onestamente, sicuramente ti sarai preparata, perché tu sei una professionista straordinaria, però complimenti per la memoria e la capacità di dire, io non sarei stato capace di riassumere, di ricordare le cose salienti e fondamentali del libro, considerando che tu di mestiere fai questo e quindi non hai un libro in memoria, ne hai 4.000, cioè, ma davvero, no, ma guardatela non per il colpo di tacco anche, però davvero, perché Francesca ha un modo di regalarti la cosa che è straordinario. E poi ma ci sono... Ma sai che io mi esalto. No, e tu sei brava, ci metti cuore e viene fuori. Cioè, poi cuore coniugato con un'abilità oratoria. Ma lo dico sempre che voi autrici e voi autori siete le madri e i padri dei libri, ma io mi definisco un po' la zia. Io per un attimo ho temuto. Tutti dei nipotini. Aprendo con voi autrici per un attimo ho provato a guardare, ho detto che sta succedendo, però senti, invece per quanto concerne, parliamo di libri. Certo, allora intanto oggi è una giornata molto particolare, molto importante, il giorno della memoria. Certo. E legata appunto a questa ricorrenza, la città di Torino, in collaborazione con diversi enti, tra cui le biblioteche civiche e cittadine, ha organizzato una serie di eventi intorno a questa data, che da partire dai giorni precedenti fino alle prossime settimane, e eventi nelle biblioteche e in altre sedi per ricordare appunto questa giornata e tutto quello che sappiamo che è tristemente successo. Chiaro. Proprio ieri, nell'ambito di questa rassegna, abbiamo presentato alla Biblioteca Musicale Andrea della Corte, nel cuore della Tesoriera, Testimoni silenziosi di Cristina Converso, che è una delle nostre novità, una raccolta di 8 racconti dedicata ad altrettanti alberi monumentali delle province del Piemonte. E perché legato al giorno della memoria? Intanto perché esiste una memoria vegetale, gli alberi ricordano e tramandano. Gli alberi monumentali in particolare hanno centinaia di anni, quindi chissà quante vite e quanti eventi hanno visto. Ah. E poi perché uno dei racconti scritto da Cristina, Le Fagiole, prende proprio spunto da un albergo che era sul lago di Avigliana, sul Lago Grande, che accolse e ospitò e protesse per anni non soltanto alcuni esponenti del popolo ebraico, ma anche combattenti della resistenza. Capito. E quindi molto molto bello, molto interessante. Sì, è fondamentale. È fondamentale che non si disperda. È vero. Cioè non è un argomento facile, è spigoloso, no. È un argomento per il quale tutti noi proviamo profonda vergogna, ma è un argomento, sì, purtroppo
tremendamente attuale sempre e comunque, i fatti stessi di questi giorni non ci rassicurano assolutamente, perché insomma sta prendendo questa vicenda tra Russia e Ucraina, che non è più una vicenda stretta tra queste due nazioni, sta prendendo una piega molto mondiale, è molto preoccupante secondo me, alla luce insomma del braccio di ferro che non sembra insomma dismettersi. Va bene, Francesca, sei stata preziosa come sempre, io ti auguro un bellissimo weekend. E altrettanto a te e a tutti voi. Vi ricordo anche il sito di Buendia Books e naturalmente buoni libri a tutti quanti. Grazie, ciao. GRP.